Allora, iniziamo questa nostra riunione ringraziando ovviamente tutti i partecipanti e dicendo subito che questa è una riunione non diciamo in cui è stata invitata la popolazione, non è un comizio, non è una conferenza, ma è una riunione mirata ad ascoltare da alcuni esperti che ora vi presenterò un po' quello che è la politica europea, nazionale, regionale e anche sindacale di categoria sullo sviluppo economico in generale, ma in particolare sulle attività produttive. Questo è in effetti il tema del nostro incontro. Abbiamo invitato per relazionare su questo tema alcuni nostri amici di Reggio Calabria, che vi presento, accanto a me l'onorevole Demetrio Naccari, consigliere regionale, già assessore pure al bilancio della precedente legislatura, l'amico Giuseppe Falcomatà, figliolo del compianto e l'impianto Falcomatà, il sindaco di Reggio, e l'avvocato Basile, che è l'esperto consulente legale della Confesercenti, cioè dire proprio la categoria più importante, ecco, diciamo, nel senso che abbiamo voluto invitare questa categoria che è la più importante, la più numerosa, voglio dire, della nostra economia di Bova Marina, che attraversa un grave momento di crisi. Noi abbiamo invitato tutti i componenti delle attività produttive del paese, ovviamente è un paese stanco, è un paese in crisi, oltre alla crisi generale che attanaglia questa nazione, anche il nostro paese è particolarmente in crisi. Noi come lista ci siamo offerti, stiamo offrendo un'opportunità a questo paese e anche questa sera vogliamo ricavare dagli interventi degli amici che abbiamo invitato qualche idea, qualche indirizzo, qualche spunto che poi, se saremo chiamati a amministrare questo paese, metteremo in pratica. Voglio ringraziare pure l'amico Guglielmo Branca che ci ha voluto ospitare. Proprio lui che della categoria commerciante è stato il promotore in questo paese. E prima di cedere la parola alla segretaria del nostro partito per un saluto e un piccolo indirizzo politico di questa nostra lista, i lavori più o meno li svolgeremo così. C'è l'amico Falcomatà che ci darà qualcosa sulla città metropolitana, che sarà proprio veramente un elemento di sviluppo futuro del nostro paese, l'onorevole Naccari ovviamente sulla politica regionale, da consigliere regionale e anche un esperto in questo settore, e poi concluderà, se non ci saranno interventi o se ci saranno proposte o interventi da parte di qualche addetto alle categorie produttive, noi siamo qui ad ascoltarlo. Volevo solamente, prima di passare la parola Pasquale Cara, esprimere la nostra solidarietà e il nostro sdegno per il vile episodio che è successo stanotte ai danni di un'attività produttiva, di ragazzi che hanno scelto di stare a Bova Marina, di lavorare tra mille difficoltà invece di andare via. Come sapete, stanotte è stato compiuto un vile attentato al bar La Dolce Vita di alcuni bravi ragazzi del nostro paese. A loro va la nostra solidarietà e andrà sicuramente il nostro impegno, perché certe cose non possono succedere più. Per ora vi ringrazio e passo la parola all'amico Pasquale Cara. Buonasera e grazie di essere intervenuti. Volevo sottolineare, per essere più precisi, che abbiamo scelto di fare questa manifestazione qua da Guglielmo perché volevamo dare un indirizzo ben preciso ai commercianti, agli artigiani, alle imprese, e quindi fare una cosa più riservata senza coinvolgere diciamo la cittadinanza. Ci siamo riusciti in parte, comunque siamo contenti lo stesso della vostra presenza. Naturalmente io un passaggio politico lo devo fare. Come avete notato, la lista capeggiata da Pino De Litano, nelle varie uscite, nelle varie presentazioni, non abbiamo mai
portato dai nostri rappresentanti, perché proprio per una scelta nostra abbiamo deciso di camminare da soli, senza coinvolgere ministri, sottosegretari e via via discorrendo. Stasera ritengo che siamo rappresentati molto bene, perché Demetrio in questi anni ha messo sempre la faccia, l'impegno, si è prodigato per i problemi che tutti conosciamo, infrastrutture, soprattutto anche l'ospedale di Melito, sottolineando con precisione passo passo tutti i danni e tutti i problemi che il nostro presidente Scopelliti, che parla sempre di dare un'attenzione particolare alla provincia di Reggio Calabria, invece ha distrutto la provincia di Reggio Calabria, lasciandoci anche a piedi. Non abbiamo più i treni, non abbiamo più le strade, non abbiamo più niente. Mi fa piacere pure che c'è l'avvocato Falcomatà, candidato alle primarie come sindaco di Reggio Calabria, capogruppo uscente dell'amministrazione. Ora parliamo un attimino anche dei problemi di Bovarina, perché voglio dire, nella correttezza della campagna elettorale, a differenza di qualcuno che sta sporcando le piazze di Bovarina e sta sporcando l'immagine di tante persone, sia che sono in politica sia che sono fuori dalla politica, noi ci presentiamo per quelli che siamo, delle persone educate, delle persone semplici, delle persone del popolo, vicino al popolo, e sicuramente non cadremo in questi trabocchetti che cercano di preparare. Però voglio dire che la lista numero 3, municipio bene comune, ha dato un taglio netto con il passato, però va precisato anche che il passato non bisogna dimenticarlo, perché se noi diamo un taglio netto con il passato e poi il passato ce lo ritroviamo sempre accanto, continueremo a fare gli errori del passato. Quindi abbiamo fatto una lista nuova con persone per bene, con gente che vuole fare qualcosa per Bovarina spassionatamente, senza interessi privati, senza promettere niente a nessuno. Bovarina, tutti gli abitanti hanno pari dignità e pari possibilità di svilupparsi, di crescere e di vivere a Bovarina. E in questo la nostra lista si differenzia dalla lista numero 2, se non sbaglio, che Bovarina in movimento, in effetti sono molto in movimento, bambino, siete in movimento per non so per che cosa, per sì, no, ringrazio, l'avevo ringraziato prima Palmiro Palamara, candidato alla lista numero 2, lo ringrazio ora pubblicamente. Non ci dobbiamo dimenticare questi ultimi anni che hanno segnato un degrado totale a Bovarina. È vero che c'è una crisi economica europea, mondiale, però secondo me l'amministrazione uscente, l'amministrazione Squillaci, a Bovarina è riuscita ad accelerare questa crisi, ad essere capofila dell'Europa, Bovarina, con l'amministrazione Squillaci, nella distruzione di Bovarina, prima come cittadina e poi come aspetto morale. Hanno cercato anche di toglierci la possibilità di parlare da di noi, di tornarci in piazza. Avevano proprio la volontà di fare una riserva di caccia, chiuderci in un recinto, e poi non lo so che cosa avrebbero deciso di fare della nostra vita. E per la prima volta a Bovarina è stato sciolto il Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa. Questo ha fatto il nostro dottore Giovanni Squillaci, candidato a sindaco. Sindaco, sì, ora mi sono preso un po', non dall'emozione, ma da una tensione che mi porto dietro, perché ribadisco, noi non entriamo in questi battibecchi, non vogliamo fare polemiche con nessuno. Però volevo dire un'altra cosa, che nell'amministrazione non c'è solo la maggioranza, c'è anche l'opposizione che deve controllare e che deve impedire alla maggioranza di sbagliare. L'opposizione che era seduta insieme
alla maggioranza con la Marina in questi ultimi anni è stata zitta, e quando uno sta zitto a volte può dare l'impressione che consenziente a quello che sta succedendo, perché un'opposizione seria, se non ha la forza durante i consigli comunali, può coinvolgere i cittadini, può chiamare i cittadini e dire insieme ai cittadini: dateci una mano a fermare questo scempio che sta succedendo a Bova Marina. Questi signori, Palmiro, mi dispiace, ma io li trovo nella lista di Vincenzo Curupi, che oltretutto è mio compare, lo voglio bene. Meno male. Però lo devo dire. Lo devo dire e mi vanto di aver fatto una lista insieme a Pino, insieme a questi ragazzi che vedete seduti qua, di persone che comunque non hanno messo mai le mani nell'inciucio. E c'è un patto tra di noi che non si metteranno mai le mani nell'inciucio. Eventualmente richiameremo il popolo, se il 25 saremo eletti e poi ci saranno dei problemi, richiameremo il popolo e gli diremo ai cittadini di Bova Marina che andiamo via perché non vogliamo essere e non vogliamo entrare in quel meccanismo contorto che sta distruggendo Bova Marina. Non mi voglio dilungare, passo subito la parola ai nostri amici che con molto garbo sono venuti a trovarci oggi insieme a noi a spiegare quello che vogliamo fare. Potete intervenire, Demetrio, Giuseppe, anche l'avvocato sono qua a disposizione a darvi delle risposte, a darvi dei chiarimenti. Grazie per l'attenzione, poi se devo dire ancora qualche altra cosa mi ascolterete. Grazie. Direi di dare la parola all'avvocato Falcomatà che ci dirà qualcosa sulla città metropolitana. Sì, no, si sente, no, va bene. Buonasera a tutti, io vi ringrazio per l'invito che ho accettato volentieri, perché insomma parlare di tematiche come la città metropolitana è sempre importante e forse se ne parla sempre meno nonostante l'imminenza di questo appuntamento. Prima di dire qualcosa in merito alla nascita della città metropolitana, mi corre l'obbligo però di fare un riferimento allo scioglimento per infiltrazioni mafiose che Reggio Calabria, così come anche Bova Marina, conoscono in un certo senso purtroppo bene. A Reggio la situazione è addirittura in un certo senso più grave, perché non si è trattato tra virgolette di semplici infiltrazioni mafiose, ma addirittura il provvedimento è stato di scioglimento per contiguità mafiose, il che significa che si tratta di un qualcosa addirittura più grave. Non l'Ndrangheta non si è semplicemente infiltrata nell'apparato burocratico, politico, amministrativo di Palazzo San Giorgio, ma contiguità significa che la criminalità organizzata e la politica andavano di pari passo e stabilivano insieme quelle che dovevano essere le sorti politiche e amministrative della città. E in un comune sciolto per contiguità mafiosa, in un comune sciolto per infiltrazioni mafiose, è naturale che la prima parola nel ripartire, nel momento della restituzione della democrazia a quel paese, a quella città, deve essere quella dell'onestà e della trasparenza, quindi del ripristino delle normali pratiche amministrative, del ritorno alla normalità, del ritorno all'ordinario. Ma naturalmente chi si impegna ad amministrare un comune, piccolo o grande che sia, Bova, parlando con Pino Tellitano, insomma, mi diceva che ha oltre 4.000 abitanti, quindi non è esattamente piccolissimo come comune, bisogna anche pensare in grande. In un certo senso dobbiamo pensare in grande, perché il 2016, se non sbaglio, è la scadenza per l'istituzione della città metropolitana. Naturalmente voi capite bene che città metropolitana non significa semplicemente cambiare la carta intestata nel comune, in questo caso al comune di Reggio Calabria, ma si tratta di qualcosa di molto più grande, che interessa tutta l'area metropolitana, interessa tutti quei comuni che geograficamente rientrano nella provincia
di Reggio Calabria, perché con l'istituzione della città metropolitana verrà meno la provincia intesa come organo politico e la città, il comune, la città metropolitana subentrerà in tutti quei rapporti attivi e passivi, anche patrimoniali, che invece prima erano rientravano nelle competenze della provincia. Ma non è soltanto una semplice estensione geografica, come vi dicevo, l'istituzione della città metropolitana anche per i comuni che ne fanno parte porta grossissime novità, porta grossissime opportunità. Una su tutti, la gestione diretta da parte della città metropolitana di quelli che sono i fondi comunitari europei. L'argomento dei FESR, dei fondi strutturali, è soprattutto in questa fase di imminenza anche delle elezioni europee molto attuale. Il Presidente del Consiglio Renzi la settimana scorsa, venendo in visita istituzionale in città, ha parlato proprio ai sindaci, ai rappresentanti delle categorie professionali, ai commercianti, agli imprenditori, proprio dell'opportunità della gestione diretta dei fondi comunitari europei. E poiché la programmazione, l'orizzonte 2020, inizia proprio nel 2014, volendo un po' dare i numeri, quello che girerà intorno all'Italia come fondi strutturali è una cifra che è vicina ai 184 miliardi di euro, avete capito bene, 184 miliardi di euro che naturalmente noi dobbiamo essere capaci di spendere, perché a questo punto i fondi ci sono, vanno trovati, vanno fatti dei progetti adeguati affinché queste risorse possano essere investite. Il primo problema però, forse anziché spenderli in maniera ottimale, sarebbe quello però di spenderli questi fondi comunitari, perché Demetrio lo sa meglio di me, la regione Calabria è la regione che restituisce all'Unione Europea circa il 75% dei fondi comunitari invece che avrebbe a disposizione per poter spendere, e neanche quel 25% ridotto come misura è invece una percentuale che viene spesa per creare sviluppo, per creare condizioni di occupazione, per creare infrastrutture adeguate. Sono soldi spezzettati, sono finanziamenti spezzettati per, più che creare occupazioni di crescita, soltanto per creare, logicamente, come siamo abituati purtroppo dal 2010 a questa parte, creare soltanto occasioni per fare clientela. Una su tutte, questi sono dati ufficiali, anche la festa del peperoncino, pensate voi, realizzata in una località dell'entroterra calabrese che per garbo non nominiamo, è stata realizzata con fondi della Comunità Europea. Voi stessi vi rendete conto che ci sono dei modi nettamente più intelligenti, oltre che onesti, per poter investire questi fondi. E questo è il primo obiettivo. Naturalmente, come vi dicevo, non si tratta soltanto di cambiare semplicemente la carta intestata, ma tra le opportunità non c'è neanche soltanto quella della gestione diretta dei fondi comunitari. Si dovrà avviare un percorso che coinvolga tutti i comuni rientranti nell'area metropolitana proprio per scrivere lo statuto della città metropolitana, proprio per capire quali poteri, quali opportunità far rientrare nella città metropolitana stessa. Naturalmente da un punto di vista più amministrativo poi verranno coinvolti anche i comuni più piccoli, perché la città metropolitana si dota di una assemblea metropolitana che svolge un po' le funzioni di un consiglio comunale e di un consiglio metropolitano invece che è l'organo esecutivo e svolge un po' le funzioni della vecchia giunta. Naturalmente queste sono cose però che andranno in futuro organizzate, come vi dicevo, con i rappresentanti istituzionali, con i rappresentanti delle categorie, con i semplici cittadini, con tutte le persone insomma che hanno interessi, hanno il diritto di partecipare alla scrittura
di uno statuto del genere. Le città un po' più attrezzate, le città che non hanno neanche subito uno scioglimento per mafia, le città nella quale la democrazia insomma è proseguita, hanno avviato questo lavoro di ascolto finalizzato alla scrittura dello statuto già, pensate, nel 2012. Se voi vi collegate a internet al sito di www.milanocittametropolitana.it capirete bene quanto lavoro c'è dietro la realizzazione di un progetto di tale portata. Arrivati a questo punto, voi capite bene, anche in vista delle imminenti elezioni amministrative, che è impensabile ormai pensare di poter amministrare un comune o i vari comuni che ruotano intorno al comune di Reggio Calabria a compartimenti standard. Qui dobbiamo ragionare in ottica della città metropolitana e dell'area metropolitana integrata dello stretto, quindi qui siamo insomma di fronte al mare, la nostra costa ionica è ricca di spiagge, quindi di occasioni di sviluppo. È naturale che non possiamo immaginare che Bova Marina piuttosto che Bagaladi, piuttosto che Villa San Giovanni o Reggio Calabria siano dei comuni, delle zone che tra di loro non debbano comunicare, non debbano fare rete, non debbano realizzare dei progetti di sviluppo integrati. Una parola, consentitemi di dirla, anche sulla centrale a carbone di Saline. Io personalmente sono fermamente contrario alla città, alla centrale a carbone stessa, lo è ufficialmente come posizione anche il partito di cui faccio parte, il Partito Democratico, ma ritengo che rischia di non bastare l'essere semplicemente contrari alla centrale a carbone. È chiaro che bisogna pensare adesso concretamente che cosa voler realizzare al posto di quella struttura fatiscente. Non basta neanche più dire che insomma località come Saline, come Bova Marina hanno vocazione turistica. Vocazione turistica può restare soltanto uno slogan. Quindi il no alla centrale a carbone non deve essere seguito da un punto ma da una virgola, perché chi si vuole assumere la responsabilità di amministrare un territorio non si può fermare al no, ma deve andare anche oltre e proporre una soluzione alternativa rispetto a quella presentata. Quindi al termine di questo breve intervento voi stessi vi rendete conto di quanto l'appuntamento di domenica prossima, di domenica 25 maggio, sia importante per un territorio come quello di Bova, così come per tutti i comuni nei quali si andrà a rinnovare il Consiglio Comunale, e allo stesso tempo per l'Europa, perché il rinnovo del Parlamento Europeo, alla luce delle opportunità di sviluppo che nascono dalla gestione dei fondi comunitari, come vi dicevo prima, ci deve far intendere l'istituzione politica Europa non più così lontana come è stata percepita adesso, ma come forse l'ultima occasione, l'unica occasione in una fase di crisi italiana nella quale il governo nazionale un po' chiude i rubinetti o continua a ridurre le erogazioni di finanziamenti ai comuni, deve essere vista come la frontiera alla quale guardare con più ottimismo. Quindi per domenica prossima quello che è il mio invito, oltre naturalmente a siamo qui per questo, a sostenere la lista la lista numero 3 che voi tutti rappresentate e che rappresenta anche come candidato sindaco Pino Tellitano, è un invito a votare la speranza e non la rabbia, e a votare insomma la politica in luogo dell'antipolitica. Vi ringrazio. Grazie all'amico Falcomatà, alle sue belle parole, ma anche alla sua capacità di esporci, sia pur brevemente, ma speriamo di poterlo chiamare ancora a dirci qualche altra cosa sul futuro, sullo sviluppo che potrà avere, un elemento cardine che potrà avere il comune di Bova Marina attraverso
questa nuova istituzione della città metropolitana. E ora sentiamo l'onorevole Naccari, consigliere regionale, che ci dirà qualche cosa ovviamente sulla politica regionale. Sì. Innanzitutto il fatto che voi andiate alle elezioni comunali non ci deve fare dimenticare che Bova Marina non è solo un comune importante per la sua bellezza, per la sua collocazione. Qualche giorno fa, in occasione di una visita a Palizzi, qui vedo il segretario del PD di Palizzi, del sottosegretario alla pubblica istruzione, ci siamo fermati sul Belvedere proprio per lui. Aveva il telefonino, era in collegamento con il suo ministero, ha chiuso il telefono proprio perché colpito, diciamo, da un colpo d'occhio che, pur essendo il nostro territorio un territorio molto bello, ecco, non è così diffuso, no? Una bellezza di quel genere indicativa. Ma Bova Marina ha una storia particolare anche di leader politici. Prima dicevo a Pino, ricordavo persone che ho conosciuto direttamente o, diciamo, quando ero ragazzo, all'inizio dell'attività politica, qui Lillo Manti, Pepe Nicolò, Zavettieri, lo stesso Pasquino Grupi, diciamo che personalità della letteratura calabrese, al di là del suo impegno politico. E quindi la collocazione di Bova Marina all'interno di una nuova architettura istituzionale, di questo in fondo Peppe ha parlato, no? Questa città metropolitana che cosa sarà? Sarà una nuova provincia? No, non avrebbe senso fare una nuova architettura istituzionale, prevedere un nuovo livello di governo per riproporre le stesse funzioni. Ma all'interno di questa città metropolitana Bova Marina dovrà sviluppare un suo ruolo e quindi ha bisogno di un gruppo dirigente, di un sindaco, di un'amministrazione comunale che sia in grado di interfacciarsi, cioè di sviluppare un proprio protagonismo, una propria strategia in una nuova idea della provincia di Reggio, un'idea che abbia la consapevolezza delle risorse disponibili e che quindi possa fare dei passi avanti. Scusatemi se faccio questo riferimento, io in questi giorni mi sto anche occupando del problema, di uno dei problemi storici del nostro territorio, ma insomma è possibile che la statale ionica a un certo punto, dopo tutto quello che è successo, cioè si è arrivati a finire i processi e abbiamo ancora, diciamo, quell'interruzione che è, diciamo, imbarazzante. Cioè un territorio non può essere competitivo quando nel suo complesso, no, le opere pubbliche iniziano e si completano dopo due o dopo tre generazioni. Questo è un dato di cui noi abbiamo discusso col presidente Renzi, proprio perché diventa un rischio frustrante rispetto a qualsiasi tipo di decisione, di investimento, di intervento, così come, guardando l'amico Branca, non posso non sottolineare come quell'intervento che era stato previsto con la precedente legislatura, sul finire della precedente legislatura, di ristoro per i danni delle strutture balneari di questa zona, ancora per una parte non è stato completato, non è stato speso. Qualcosa di inimmaginabile, cioè sono passati 5 anni da allora e alcuni operatori non hanno avuto quelle risorse che erano state stanziate con un'operazione straordinaria, tenendo presente appunto che i danni che il maltempo aveva prodotto avevano atterrato, avevano completamente, diciamo, annientato quelle strutture ed era quindi impossibile ripartire. Ecco, qui siamo dinanzi a un primo problema, cioè una capacità amministrativa. Una volta un grande amministrativista, peraltro vivente, ha più di 80 anni, ma è un piacere sentirlo parlare, Sabino Cassese, descriveva uno dei limiti dei problemi del Mezzogiorno nel divario amministrativo, cioè nella differenza di efficienza fra le strutture amministrative del centro-nord e quelle del sud. Ma chiaramente, riguardo a casi di questo genere, ci ritroviamo dinanzi a una situazione veramente che non si può che definire indecente. Ebbene,
La programmazione 2014-2020 prevede circa 11 miliardi di euro per la Regione Calabria, quindi io la traduco un po' quel dato generale che ha dato Renzi e poi che ha ripetuto Giuseppe poco fa, la traduco a livello di Regione Calabria. Questa percentuale di risorse, che a primo impatto può sembrare enorme, se teniamo conto che questo rappresenta più del 60% della spesa in conto capitale, cioè degli investimenti che vengono realizzati nella nostra regione, a fronte di grandi aziende di Stato che investono poco, a fronte di uno Stato che nel suo complesso ha un limite, ha un gap proprio anche di intervento nel Mezzogiorno, diventa una cifra molto più abbordabile. E ci spiega come senza le risorse europee si investa veramente poco sui nostri territori. Quindi le risorse europee, il motivo ulteriore per il quale bisogna saper velocizzare, qualificare la spesa comunitaria, è che rappresentano più del 50% degli interventi sul futuro, cioè in conto capitale, nei sei anni, cioè dal 2014 al 2020, che noi stiamo analizzando. Le ragioni per cui le regioni del Mezzogiorno, tranne la Puglia e la Basilicata, che non è un caso che siano andate in phasing out, cioè non siano più obiettivo convergenza, quindi abbiano superato quella percentuale, quel rapporto di percentuale fra PIL e media europea, le ragioni per cui le regioni obiettivo convergenza sono ancora rimaste in questa categoria, cioè, il che non è un fatto positivo perché vuol dire che sei al di sotto di una certa soglia di reddito, sono molteplici. La prima, appunto, la individuava Cassese nel divario amministrativo, la seconda la possiamo individuare in una sorta di euroburocrazia, cioè in un'idea che l'Unione Europea realizza attraverso dei grandi piani nazionali, europei e nazionali, che sono piuttosto rigidi. Di conseguenza è molto diverso ciò che serve alla costa ionica, per esempio, rispetto a quello che serve alla costa di Amalfi, no? Perché sono anche il turismo lì è molto diverso, ha necessità diverse. È molto diverso quello che serve a una zona dell'entroterra della Calabria rispetto a una zona dell'entroterra della Grecia o dell'Estremadura. Ecco, e questa programmazione europea realizzata da alcuni euroburocrati alle volte ha degli elementi di rigidità notevoli. Pensate che viene prevista una percentuale di spesa in ricerca e sviluppo che è elevatissima rispetto al tessuto delle imprese che noi abbiamo. Noi abbiamo un tessuto di piccole imprese, quindi destinare una quota rilevante in ricerca e sviluppo in presenza di un tessuto di piccole imprese vuol dire che ogni volta, ogni anno si va a consuntivo e si verifica che quel tipo di risorse non sono state nemmeno richieste, no? Dagli operatori, che invece avrebbero una necessità enorme di altri tipi di interventi. Un altro motivo su cui noi ci siamo chiaramente anche interrogati, ed è stato il motivo per cui ci siamo astenuti all'approvazione del cosiddetto DOS, cioè il documento di orientamento strategico, che è la base poi per i successivi bandi per l'uso delle risorse, è che questo documento, che è stato presentato dalla maggioranza regionale, dall'ex governo Scovelliti, no? Cominciamo anche a ricordarci che sono un pezzo anche del nostro passato, è che questo DOS è un documento ideologico, è un documento narrativo, cioè non descrive esattamente come un piano, cioè come un programma operativo, quello che è il progetto e l'idea di cambiamento di un territorio. Cioè, questi 11 miliardi nel corso di 7 anni devono essere tradotti in un programma di lavoro. Se il programma è un insieme generico di aspettative, di un insieme descrittivo in maniera assolutamente formale di buone intenzioni, questo vuol dire che nel corso di ogni anno si vanno accumulando ritardi sulla traduzione di questa spesa, cioè proprio sull'effettività della spesa. Allora noi avremo materialmente dei bandi che vengono fatti, delle amministrazioni che non si sono preparate per partecipare a quei bandi, degli imprenditori che magari non parteciperanno a quei bandi. Vi faccio l'esempio di Gioia Tauro.
Su Gioia Tauro negli ultimi 3 anni sono stati annunciati interventi per 850 milioni di euro e è stato speso zero fino a, cioè non 10, 15, 20, 150, zero. Addirittura ci sono dei bandi che sono andati deserti perché le imprese di quel territorio chiedono più logistica e non chiedono quello, perché la connessione del porto di Gioia Tauro con la rete dei trasporti europea non avviene tramite la rete tirrenica, perché i container che arrivano a Gioia Tauro non passano dalle sagome delle gallerie. Quando noi abbiamo chiesto all'assessorato ai trasporti della regione, abbiamo detto: ma guardate che è inutile che voi puntate a un intervento di integrazione col porto di Taranto, che peraltro serve solo a rinforzare un nostro competitore, perché Taranto e Gioia Tauro sono in grande competizione fra di loro. Voi dovete chiedere a RFI materialmente la modifica di quelle gallerie che impediscono il passaggio dei container, altrimenti Gioia Tauro rimane impallata lì, cioè rimane bloccata nella sua prospettiva di sviluppo. E questo vi dà l'idea di un altro elemento del perché vengono spese in maniera inadeguata le risorse, perché non c'è competenza di natura tecnica in alcuni dipartimenti della regione e in alcuni amministratori. Io faccio sempre una battuta che però è la pura verità, che l'assessore ai trasporti che aveva il fratello sindaco di Sant'Eufemia ha scoperto che lo svincolo di Sant'Eufemia nel nuovo tracciato era 20 km più a nord il giorno in cui l'hanno inaugurato, perché ha protestato, no, su questa decisione di spostamento che a suo dire aggrava un po' il collegamento col suo paese d'origine quando è stato inaugurato. Ma voglio dire, ma che livello di analisi, di programmazione e di struttura, cioè di monitoraggio tu hai se intervieni il giorno dell'inaugurazione e hai la delega e hai pure il fratello che è sindaco? Ora può sembrare una battuta, ma è successo effettivamente così. Questo ci dà l'idea anche di come vengono condotte alcune scelte. E poi l'ultimo aspetto di questo limite nella spesa che noi appunto abbiamo analizzato, e che proprio perché lo abbiamo analizzato abbiamo delle idee per che questa nuova fase 2014-2020 superi, no, le esperienze del passato, perché se tu non analizzi i fallimenti del passato non sei in condizioni chiaramente poi di fare dei passi avanti. L'ultimo aspetto è questo di bandi, di una spesa che avviene per il tramite di bandi e non per leggi di spese immediate. Peppe ha citato alcuni cambiamenti anche all'interno della politica economica dell'Unione Europea. Uno di questi è dovuto proprio appunto a una proposta fatta dal gruppo del PD a livello a Strasburgo, che ha previsto la possibilità per i comuni e le aree metropolitane di un utilizzo diretto almeno del 5%, che vuol dire oltre 30 miliardi di euro su base nazionale, quindi non è una cifra bassa, ma che può essere implementato dalle regioni. La nostra proposta in Commissione Bilancio è stata quella di portarlo almeno al 10%, un utilizzo diretto dei comuni e delle città metropolitane di queste risorse senza passare dalla regione. Chiaramente il passaggio alla regione è un passaggio in più che prevede poi questi bandi e che prevede poi ricorso ai bandi, che prevede una serie di problemi che anche quando viene fatto con capacità e trasparenza comporta, diciamo, quantomeno un annetto, no, nel migliore dei casi un annetto che viene bruciato, e quindi il ritardo che si accumula sull'annualità successiva, sulla programmazione successiva. Guardate, è molto importante che noi su questo concentriamo l'attenzione. Dicevo, dei documenti di orientamento strategico molto chiari. Che senso ha non investire una quota rilevante di queste risorse nella difesa delle coste? Uno dei problemi che noi abbiamo in Calabria non è diciamo la lunghezza delle coste, che è un valore, che è un'opportunità, ma è che queste coste vengono erose in maniera sistematica e le province non hanno le risorse per intervenire, perché uno potrebbe anche dire vabbè, competenza della provincia, ma è di tutta evidenza che non possiamo fare carico alla provincia di un intervento su un numero di chilometri di coste così esteso senza dotarle delle risorse necessarie. Ancora in questi giorni, dall'1 gennaio ci sarà un taglio, questa è una notizia che vi do, purtroppo ve la do, ma ci sarà un taglio del 20% del sistema di trasporto pubblico gommato e ferroviario,
in un territorio, complessivamente la nostra provincia, la nostra regione, che è già in apnea sul piano del trasporto pubblico locale, perché materialmente si è firmato un accordo per l'utilizzo dei fondi FAS a suo tempo per salvare le ferrovie della Calabria, senza tenere in conto che quelle ferrovie dovevano essere risanate dallo Stato prima di trasferirle. Noi a suo tempo non ce le siamo ricevute nel trasferimento perché la legge prevedeva che doveva risanarle lo Stato. Noi siamo l'unica regione d'Italia, l'unica regione storta, consentitemi la battuta, che si è presa le ferrovie concesse facendo un regalo allo Stato. Cioè ce le siamo prese non risanate e poi abbiamo utilizzato, firmato un accordo per utilizzare i fondi FAS nostri per risanarle, che è una cosa folle. Chiaramente questo ha comportato poi una riduzione della quota di risorse disponibili sul trasporto pubblico locale e oggi è notizia di questi giorni che le ferrovie stanno comunicando che l'orario stampato annualmente, perché loro stampano annualmente l'orario, prevede il 20%, perché poi la riduzione del 10% non operata nei primi 6 mesi comporta che dall'1 giugno diventa il 20% di corse che verranno abbattute e eliminate e quindi di trasporto pubblico locale in meno sul nostro territorio. Questo è indubbiamente un fatto molto grave. Allo stesso modo l'ospedale di merito, io avevo presentato come gruppo del Partito Democratico, molti miei colleghi avevano firmato questa proposta, una proposta di accorpamento funzionale dell'ospedale di Reggio dell'azienda Bianchi Melachino Morelli con l'ospedale di Melito per fare in modo che ci fosse una regia dell'hub regionale di riferimento per consentire di rivivificare l'ospedale di Melito che ogni giorno, ogni settimana, ogni mese sta perdendo, diciamo, la funzionalità di servizio sanitario sul territorio. Ebbene, a suo tempo fu bloccata questa proposta in Commissione Sanità dicendo no, ma c'è il piano di rientro e già ci fu addirittura una conferenza stampa con la presentazione di un protocollo d'intesa fra il Tiberio Evole e il Bianchi Melachino Morelli. Andiamo a leggere, e questa anche la leggerete sulla stampa perché la dirò nei prossimi giorni con un'interrogazione, andiamo a vedere il nuovo piano presentato di riprogrammazione del piano di rientro con la riformulazione della rete ospedaliera e assistenziale, e questo piano non prevede alcuna integrazione come era stato annunciato e come noi avevamo richiesto fra le due strutture ospedaliere, prevede semplicemente un generico aumento di 20 posti letto che però se non è connesso a un potenziamento del personale e a chiari interventi di salvaguardia della funzionalità della struttura è un elemento che scrivi là e che non produce assolutamente niente. E chiaramente questo è un dramma perché noi abbiamo già uno smantellamento del presidio di Locri. Da Locri fino a Reggio Calabria esiste solo Merito come assistenza territoriale, come assistenza di base, ed è di tutta evidenza che lo smantellamento dell'ospedale di Merito non solo priva questo territorio di una vicina, di un intervento, diciamo, in un raggio di azione che secondo i criteri dell'emergenza urgenza deve avere una distanza, diciamo, che è fissata da alcune norme di buona amministrazione sanitaria, perché altrimenti arrivare tardi per i problemi cardiologici o di questo genere vuol dire arrivare inutilmente, perché è chiaro che quando dilati i tempi di intervento poi non si è più in condizioni di salvare o di salvaguardare una qualità, no, della vita del paziente. Però materialmente noi abbiamo un'assenza di organizzazione sanitaria su questo territorio che sinceramente diventa drammatica e insostenibile. Poi, da ultimo, consentitemi di dire che noi abbiamo poi un problema molto serio, cioè qui nell'area grecanica dove siamo adesso abbiamo 5 comuni su 9 che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose, cioè non è solo il comune dove siamo, 5 su 9. E l'altra volta da Renzi io ho conosciuto una serie, qualcuno le conoscevo prima, ho conosciuto una serie di signore, di funzionari, di commissari e prefettizie, sono stato contento perché c'è stato un riequilibrio, no, di genere, perché il ministero ha mandato commissarie, però sono scontento del fatto che non ci sia un rapporto con la rappresentanza e con la democrazia del territorio. C'è una legge che prevede
che la semplice presenza o la semplice parentela per contagio faccia divenire a un certo punto un comune a rischio scioglimento, al di là dei casi dove questo scioglimento andava fatto, è una legge che è fatta male, cioè che necessita di un intervento modificativo. Perché una, e su questo abbiamo fatto di recente un seminario con il Vice Ministro Bubbico e stiamo collaborando alla riformulazione della legge, a una novella che possa diciamo superare un po' le difficoltà e i limiti che questa legge nel corso degli anni ha manifestato, ma è di tutta evidenza che nei nostri comuni, cioè quando tu hai un comune di 2.000 o di 4.000 abitanti, statisticamente anche il problema della parentela o di avere nella parentela dei soggetti, in positivo o anche in negativo, drammaticamente diventa un problema. E allora questo tipo di legge va modificata, perché bisogna graduare gli interventi, non sempre bisogna far cadere integralmente un consiglio comunale. Già quando si arriva allo scioglimento vuol dire che lo Stato ha fallito, perché non è stato capace di prevenire e di bloccare una determinata infiltrazione, ma si può arrivare a bloccare quel singolo consigliere, si può arrivare a mantenere il consiglio depurato dai soggetti che si ritengono infiltrati, si può arrivare a prevedere che le procedure di gara vengano monitorate prima, durante e anche dopo un certo periodo. Cioè ci sono mille strumenti che possono essere funzionali anche senza la decapitazione completa di un'amministrazione, che consegna l'amministrazione stessa a dei commissari che da commissari sono strutturalmente inidonei a fare un governo come lo farebbe anche un mediocre amministratore, e che complessivamente ci riconsegna un comune peggio di quelli che magari infiltrati lo hanno governato male, con il rischio che la gente dice si stava meglio quando ci governava la criminalità, perché in qualche maniera c'era qualcuno con cui parlare, e questo noi non lo possiamo permettere. Noi dobbiamo fare in modo che la legislazione in questo settore sia modificata per tenere conto specificatamente di queste cose. Poi su Reggio ne abbiamo altre, Reggio poi è stata, come spesso accade con la maestria di Scopelliti, ha superato ogni limite purtroppo in negativo, e noi siamo arrivati a una situazione grave. Anche lì bisogna intervenire per dare concreti poteri, perché altrimenti i commissari fanno poco. Concludo non solo con la consapevolezza che voi avete una lista molto bella, perché ci sono esperienze come Pino, che io conosco da molto tempo, è una persona assennata, una persona che ha dentro di sé la cultura del servizio, quindi un'idea che non è molto diffusa oggi nella politica. Nella politica bisogna scegliere con attenzione quelle persone che sono realmente impegnate per il bene comune, questo è un grande valore che non è scambiabile con altri. Ma accanto a Pino ci sono tanti giovani che ho potuto conoscere, persone competenti, il segretario Pasquale prima giustamente ha rimarcato questo aspetto, è un'opportunità per questo territorio. Noi saremo, diciamo, a disposizione di questa amministrazione e di questo territorio, speriamo che anche il Partito Democratico con Giuseppe vinca Comune di Reggio, e che quindi in questa strategia complessiva di area vasta, di città metropolitana, si possa fare un bel gioco di squadra proprio a servizio del nostro territorio. E noi siamo impegnati affinché anche la politica di Renzi, che è un tentativo di dare una scossa a questo paese, perché questo paese ha bisogno di una scossa, poi si potrà non essere d'accordo sulla singola ricetta, ma sul portato storico di questo impatto fortissimo che Renzi ha avuto sulla politica italiana, penso che nessuno possa dire che non occorresse questo tipo di intervento. Ecco, su questo dobbiamo fare un lavoro, e anche l'Europa ci serve. Noi come PD abbiamo una buona lista, capeggiata da una donna, da Pina Picerno, con tante esperienze competenti. È importante non congelare i voti con Grillo, perché già i grillini non votano a livello nazionale e non vogliono partecipare, non si vogliono assumere nessuna responsabilità a livello nazionale, figuratevi a livello europeo. Quindi incentiviamo, assieme al voto a questa lista e al voto per Pino, anche il voto per le europee, perché abbiamo bisogno di dire che noi meridionali non vogliamo solo lamentarci, vogliamo assumerci la responsabilità della guida dei processi,
e ce la vogliamo assumere con una classe dirigente equilibrata fra esperienze come Pino e persone giovani che rappresentano il futuro e su cui è opportuno investire per poter cambiare il nostro territorio. Grazie a Demetrio, sempre brillante ma più che altro competente, e come avete potuto ascoltare. Prima di passare la parola all'avvocato Basile, pare che Guglielmo Branca, anche nella sua qualità, o principalmente nella sua qualità di operatore economico-turistico, ha qualcosa da dirci. Sì, grazie Pino, un grazie naturalmente a tutti voi che partecipate a questo incontro molto interessante, un incontro fortemente voluto dal dottore Deletano, ma fortemente voluto anche da coloro che operano in questo paese che si sta avviando alle elezioni di domenica prossima. Vedete, Bova Marina domenica prossima andrà alle urne. Andrà alle urne ad eleggere un'amministrazione dopo 6 anni, perché io dico dopo 6 anni, perché se l'Italia si è fermata a Empoli, Bova Marina si è fermata ad aprile del 2008, perché dall'aprile del 2008 in questo sciagurato paese abbiamo avuto la sfortuna di avere degli amministratori o presunti tali che hanno completamente affossato questo paese. L'hanno completamente affossato a partire dalle idee, perché Bova Marina non era quella che oggi purtroppo è sotto gli occhi di tutti. Bova Marina non era un paese che era privo di idee, Bova Marina non era un paese che era privo di progettualità, Bova Marina non era un paese che era privo di progettazione serie e attente allo sviluppo turistico, economico e soprattutto sociale dell'intero comprensorio. Quindi io dico, fortemente dico, che Bova Marina si è fermato ad aprile del 2008, anche perché poi abbiamo avuto la sciagura che il 12 dicembre del 2000, la notte del 12 dicembre del 2008, una grande mareggiata, come vi ricordate bene, ha travolto la via Marina, che era la fonte principale economica del nostro paese. Beh, ancora oggi quella via Marina è ancora distrutta, il che significa che in questi 6 anni non abbiamo avuto una classe amministrativa in questo paese capace di risolvere quel determinato problema. E ancora di più è grave se pensiamo che da 2 anni precisi, perché abbiamo avuto la sfortuna, anzi 2 anni e 6 mesi, perché abbiamo avuto prima un commissariamento di 6 mesi, perché il consiglio era stato sciolto perché si erano dimessi alcuni componenti della maggioranza. Dopo abbiamo avuto la sciagura ancora di essere sciolti per infiltrazioni dranghettistiche. Cioè noi ci siamo dovuti, abbiamo dovuto subire un marchio indelebile che i nostri figli si porteranno a vita. Cioè noi siamo stati sciolti come un paese dranghettistico. E quindi per altri 2 anni abbiamo avuto dei commissari che erano lontani da una realtà che invece era tutt'altra cosa, perché il bovese è in linea di massima, è nella stragrande maggioranza un popolo di onesti lavoratori e soprattutto di persone oneste. Questi 2 anni hanno ancora di più aggravato, perché se noi oggi andiamo a fare un'analisi di quei problemi che c'erano 2 anni e 6 mesi fa, voi mi dovete dire quale di questi problemi questi commissari sono riusciti a risolvere. Nessuno di questi problemi, anche più elementari, che potrebbe essere quello della raccolta della spazzatura, che molti comuni hanno fatto nella maniera semplicissima, sono passati alla differenziata porta a porta, loro non sono riusciti a risolvere neanche questo problema. E Bova Marina adesso
caro dottore Otelitano, si aspetta molto dall'elezione del 25. Ce lo aspettiamo noi imprenditori, se lo aspettano i commercianti, se lo aspettano coloro che hanno a cuore le sorti economiche di questo paese, ma se lo aspettano anche e soprattutto i cittadini. Bova Marina, e siamo tutti coscienti, deve ripartire da zero. Bova Marina, io l'ho sempre detto, che è un paese da rifondare, da ricostruire, perché se noi partiamo dal mare non abbiamo un aspetto, come dicevo prima, positivo. Noi abbiamo d'estate il mare sporco, perché i depuratori non funzionano, non funzionavano prima dei commissari, continuano a non funzionare oggi. Non abbiamo la via Marina, distrutta dal 2008, come ho detto prima, distrutta ancora oggi. Non abbiamo strade, sono sotto gli occhi di tutti che sono, non voglio offendere i muli, ma sono delle mulattiere. Non abbiamo marciapiedi, non abbiamo illuminazione, subiamo la sete durante l'estate, non abbiamo fogni, non abbiamo niente in questo paese. Abbiamo delle strutture sportive e strutture sportive turistiche, perché la piscina poteva rientrare in un ambito turistico di largo bacino, che sono ferme ad aprile del 2008. La piscina era ferma ad aprile del 2008. Il campo sportivo da aprile del 2008 è lì abbandonato, con le erbacce che hanno superato gli spogliatoi. Quindi nessuno di questi problemi è stato risolto. Quindi a voi, se sarete eletti voi, che mi auguro siete eletti voi, ma anche alle altre formazioni politiche che saranno elette, che avranno la fortuna o la sfortuna di essere eletti, la gente si aspetta tanto, perché le sorti non solo degli operatori commerciali, ma le sorti di un intero paese sono nelle vostre mani. Quindi noi ci aspettiamo tanto, le risposte devono essere chiare, perché, e lo ripeto, noi cittadini bovesi non possiamo assolutissimamente subire più un'onta di commissariamenti. L'abbiamo subito questa volta, abbiamo subito le angherie di un'amministrazione che non è stata all'altezza della situazione, ma questa volta dal 26 in poi io presumo che i cittadini bovesi non perdoneranno errori a chi andrà ad amministrare la cosa pubblica, perché non ce lo possiamo permettere. Noi operatori siamo all'ultima spiaggia, riponiamo in voi come nelle altre liste la nostra fiducia, però non perdoneremo più assolutissimamente errori di qualsiasi cosa, perché se precedentemente sono subentrati i prefetti a sciogliere le amministrazioni, al primo errore, che diventa poi un errore pesante per le sorti del paese, interverremo noi, ma da semplici cittadini, a risolvere le situazioni, come hanno fatto in alcuni paesi d'Italia. A Parma, per esempio, i cittadini, prima che ci fosse adesso questo sindaco dei 5 Stelle, sono entrati i cittadini comuni nel palazzo comunale, io lo so perché vivono una mia sorella e un mio fratello, i cittadini hanno buttato letteralmente fuori un sindaco che era di area PDL, presumo, che si erano mangiati, veramente avevano fatto quello che non dovevano fare, e li hanno buttati fuori dal comune. Quindi la popolazione di Bova adesso non può più sopportare queste cose. Quindi noi ci aspettiamo tanto, perché le nostre attività sono anche all'altezza della situazione. Noi abbiamo, oltre le bellezze naturali, abbiamo anche le strutture, abbiamo anche le capacità per poter veramente rifiorire in questo paese, e non possiamo veramente permetterci il lusso che tutto ciò che abbiamo fatto con tanti anni di sacrificio vada perduto. Quindi io auguro alla lista numero 3, che ha un ottimo candidato a sindaco nella persona del dottore Otelitano, affinché la vostra elezione, come io mi auguro, sia di vaste proporzioni, sia forte, perché abbiamo bisogno veramente di un cambio di marcia.
di un voltare pagina completo per risollevare veramente le sorti di questo paese che si merita ben altro. Grazie e buona continuazione. Grazie a Guglielmo Branca che dal profondo del suo anche sentimento, se vogliamo, anche della sua capacità di operatore, ci ha messo in evidenza in effetti quello che era l'obiettivo della nostra riunione. E lo ringrazio veramente di cuore, non solo per gli auguri che ci ha fatto, ma perché ci ha reso lampante e palese quelli che sono i problemi che attanagliano questo paese. Poi alla fine, alla conclusione, nel ringraziamento dirò qualche altra cosa, brevemente ovviamente. Passo la parola, anche perché hanno un po' i tempi contingentati, l'avvocato Basile che esprimerà ovviamente dei concetti specifici sul tema del commercio, della Confesercenti, mi pare che sia il rappresentante. Buonasera a tutti. Io parto dall'ultimo intervento dell'operatore commerciale, il signor Branca, e dico che questo stato di cose voi l'avete vissuto in un certo qual modo con un forte affanno dal 98, mi pare, dal 2008. Io torno un po' indietro però nel tempo. Io venivo qui a Bova Marina nel periodo dei mondiali di calcio dell'82. Io ricordo che sono passati circa 33 anni, ricordo che allora bloccavamo la casa estiva, mio padre bloccava la casa estiva prima ancora di lasciarla, cioè a metà settembre bloccava la casa per l'anno successivo, perché altrimenti la casa si perdeva e non c'era possibilità di venire a Bova Marina. Ho ricordi, ripeto, molto nitidi, perché avevo 9 anni, e quello era un anno particolare, pure i mondiali di calcio, c'era un'atmosfera particolare. Ricordo anche che per mangiare il gelato da Flachi c'era la fila, per mangiare la pizza c'era la fila, in discoteca qui agli Scogli non si riusciva ad entrare, cioè era un paese che è molto vicino agli standard turistici di paesi di altre zone, molto più note, molto più famose. Anno dopo anno qualcosa è cambiato, meglio di voi ovviamente non lo sa nessuno, perché nell'arco di 30 anni tutto ciò è venuto a mancare. Quindi le cause sono molto profonde, noi possiamo fare solo sulle cause inutili che ci torniamo, nel senso è evidente che si è trattata di un'amministrazione che un po' ha abbandonato il paese, amministrazione dico in generale, forse un po' anche i cittadini hanno vissuto quei periodi di presenze elevate come fatalità, no? Forse non ci si è abituato, o meglio non ci si è affezionati al turista, ma si è pensato che le presenze turistiche fossero quasi una fatalità, finché ci sono bene, quando mancano buonanotte. Questo è stato questo stato di cose, questo modo di intendere il turismo lo abbiamo visto in tantissimi altri paesi calabresi. E allora però noi, quindi oggi siamo al culmine, io credo che la crisi degli ultimi 3 anni, 4 anni, credo che sia, non lo credo solo io in realtà, ma proprio nelle nostre zone credo non ci sia mai stata dal dopoguerra ad oggi. Guardate, gli effetti della crisi, ovviamente ammesso e non concesso che la crisi si fermi oggi, questi effetti noi ce li porteremo ancora avanti, per almeno un quinquennio se non un decennio. Quindi noi possiamo solamente prevedere e programmare degli interventi nel breve e nel lungo periodo. Nel breve periodo, perché poi parliamo di fatti concreti, cioè il commerciante la mattina deve alzare la serranda, la sera deve registrare sul libro giornale gli incassi se ci sono incassi, ma parlando con parecchi operatori di questa zona, in quest'anno come non mai molti giorni sono stati chiusi a zero scontrini. Per chi non è commerciante può non significare nulla, per chi è commerciante o comunque operatore commerciale, artigiano come il signor Branca, sa che rarissime volte si chiude una giornata a zero scontrini.
Quest'anno è capitato diverse volte. Allora, gli interventi possono essere o interventi tampone nel breve periodo o interventi risolutivi nel lungo periodo. Gli interventi tampone nel breve periodo, e qui mi rivolgo anche al candidato sindaco, possono essere un alleggerimento della pressione fiscale, perché è evidente che oltre alla fiscalità generale sugli artigiani, sui commercianti, sugli operatori turistici, incidono in maria notevolissima le tassazioni locali e le imposte indirette. Le tassazioni locali sono la fornitura di acqua, la raccolta rifiuti e quant'altro. Le tassazioni indirette sono tutti i costi della burocrazia che un commerciante o un artigiano deve sostenere per mandare avanti la propria azienda, e quindi le marche da bollo, le domande, l'iscrizione alla Camera di Commercio, tutta una serie di imposte e tasse che, unite alla fiscalità generale, per redditi non elevati arrivano comunque a ben oltre il 50% di tassazione. Il Comune può incidere ovviamente su questo, può incidere perché con politiche di maggiore accortezza nella spesa e nella programmazione delle uscite può abbassare la tassazione per ciò che riguarda i servizi. Questo ovviamente non è facile perché i trasferimenti ai comuni ovviamente si stanno riducendo notevolmente, però un qualcosa si può fare. Voi considerate che alcuni paesi del nord Italia, ed alcuni paesi anche in alcune realtà del mezzogiorno, hanno una raccolta differenziata che sfiora l'80%. Ciò significa che l'imposta, oggi si chiama TARES, l'anno successivo, se non ricordo male, ha già un altro nome, è notevolmente minore rispetto a zone dove la raccolta differenziata è molto bassa o inesistente. Ricordatevi anche che la percentuale di raccolta differenziata che deve necessariamente sussistere in una comunità è stabilita per legge, quindi non è una concessione che chi amministra fa di arrivare ad una differenziata di un certo tipo, ma è previsto dalla legge. Come anche l'ottimizzazione, per esempio, dei servizi dei servizi a rete che si possono implementare tra paesi contigui. Tutto ciò equivale a buona amministrazione, ma equivale soprattutto a una riduzione dell'imposizione fiscale. L'altro lato, ovviamente, che vive ogni commerciante è l'accesso al credito. Qui c'è il vice direttore del Monte dei Paschi, potrà confermare che i commercianti, gli artigiani, i piccoli imprenditori non hanno più asset da mettere a disposizione delle banche, nel senso che mentre prima c'era la scelta se accedere al credito o investire capitale proprio, oggi la seconda scelta non sussiste più, perché negli ultimi 10 anni tutti i risparmi si sono erosi. Questo, io vi faccio un esempio specifico. Noi come Confesercenti abbiamo un consorzio Fidi, il consorzio Fidicom, che garantisce nei confronti delle banche alcuni prestiti, per alcune tipologie di accesso al credito il 20%, per altri il 100%, cioè noi arriviamo a garantire prestiti uno a uno. Nonostante ciò non riusciamo a finanziare le piccole e medie imprese, perché la banca, nonostante la garanzia uno a uno, non finanzia l'artigiano. Perché? Perché un rating negativo, il cosiddetto cash flow negativo e tutto quanto, superano la garanzia reale uno a uno. Quindi noi ci aspettiamo una riduzione fiscale tanto locale quanto nazionale, e da questo punto di vista il governo Renzi ha già ridotto il cuneo fiscale, ma ha già annunciato provvedimenti per ridurre l'IRPEF e anche l'imposta sulle persone giuridiche, ha già ridotto l'IRAP, cioè tutta una serie di interventi che, messi a sistema, realmente dimostrano una riduzione fiscale, ma ci aspettiamo altro. Secondariamente ci aspettiamo un intervento ovviamente a livello governativo sugli istituti di credito, perché è vero che la tassazione per alcuni aspetti
sulle banche sono aumentate. È pur vero però che le banche vengono finanziate con un costo del denaro che è inferiore all'1%. Quindi se si riesce a non determinare per legge, perché le banche sono totalmente private, ma se si riesce a convincere le banche che piuttosto che finanziare la finanza e quindi regalare i soldi alla finanza e fare pagare il denaro alle nostre latitudini al 15% acquistandolo all'1, se si riesce a invertire questa rotta di tendenza, e questo lo può fare un governo forte e credibile, probabilmente si riesce anche a sbloccare l'accesso al credito per i commercianti. Questi sono interventi che si possono fare nel brevissimo periodo. Nel lungo periodo ovviamente la situazione è differente. Nel lungo periodo valgono i discorsi fatti da Peppe Falcomatà e i discorsi fatti anche da Demetrio Naccari, nel senso che io non credo che nel lungo periodo il comune di Bova Malina, come anche il comune di San Lorenzo o tanti altri piccoli comuni, possano programmare una crescita tale da svoltare la situazione economica locale. Vi faccio un esempio: il comune di Torino qualche anno fa ha supportato delle azioni imprenditoriali molto forti, lo fece il comune di Torino in partnership con la regione Piemonte. Il titolo di queste azioni imprenditoriali erano Torino porta del Mediterraneo. Ovviamente si rivolgeva all'Europa, cioè Torino ha detto al resto d'Europa: noi siamo la porta del Mediterraneo. Ora vi rendete conto che se Torino si presenta al resto d'Europa e al resto del mondo come porta del Mediterraneo, vi rendete conto che la provincia di Reggio Calabria ha ben d'onte dal considerarsi strategicamente molto più importante e rilevante rispetto a Torino. Ovviamente ci vuole buonissima volontà e ci vogliono intelligenze a non finire. Per questo io vi dico, guardate, la scelta di farsi amministrare a livello locale, come a livello regionale, nazionale ed europeo da Tizio piuttosto che Caio, non si può più calibrare sul breve periodo. Cioè non possiamo più votare in base a ciò che in quell'istante ci è più vicino o ci è più comodo. Qua bisogna fare una scelta: o ci accontentiamo della strada asfaltata piuttosto che del servizio più vicino, oppure ci rendiamo conto che questi paesi, queste aree, o sono investite da una programmazione a lungo periodo oppure rischiano di chiudere, ma di chiudere letteralmente. Cioè non c'è ragione oggi perché un giovane apra un'attività commerciale o imprenditoriale qui piuttosto che altrove. Non c'è ragione perché il turismo è a lumicino, la popolazione sta invecchiando, un domani i nuovi pensionati avranno una pensione inferiore a quella attuale, quindi non c'è più quel salvadanaio certo che permetteva un certo standard alle famiglie. Quindi o noi abbiamo una programmazione a lungo periodo. Programmazione a lungo periodo per la nostra zona significa relazioni serie e durature con i paesi del Mediterraneo, significa politiche condivise con le maggiori città d'Italia e del Mediterraneo. Cioè noi non possiamo vivere di turismo di fortuna, cioè noi non possiamo rallegrarci perché un pullman si imbatte in queste zone, perché magari prima si è imbattuto nei Bronzi chissà come, o perché prima ancora è andato a Taormina e si fanno una cosa. Non è possibile. Quindi io mi auguro che tutto ciò avvenga, nel senso che la politica locale, io mi auguro che la politica locale sia ovviamente rappresentata da Pino Tolitano qui presente, ma mi auguro che queste realtà esprimano a livello tanto locale quanto ai livelli sovraordinati, anche regionale, nazionale o europeo, esprimano delle preferenze che impongano agli eletti una programmazione seria, perché queste zone non possono morire. O c'è una programmazione politica di ampio respiro e di lungo respiro, perché nel breve periodo non si è mai cambiato radicalmente una situazione, tanto più una situazione economica, e quindi l'auguro che vi faccio è di spendere bene le vostre preferenze.
Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Enzo Napoli, operatore economico di Bova Marina, oltre che impegnato politicamente. Purtroppo ci dobbiamo limitare sempre a essere gli stessi a intervenire, quasi quasi dobbiamo fare passarella ogni volta io e Guglielmo. Mi dispiace di questa poca presenza a non ascoltare gli interventi e le argomentazioni interessanti sia del dottor Falcomatà, dell'onorevole Naccari e dell'avvocato. Cioè, il fatto che stasera siamo tra simpatizzanti e parenti a essere presenti qua a rappresentare la classe imprenditoriale e commerciante di Bova Marina ci pone una grossa riflessione. Cioè, questa pochezza di interessamento è dovuta ai 5 anni che prima Guglielmo citava, in cui purtroppo chi ha amministrato ci ha fatto disinnamorare della nostra Bova Marina, oppure, e dobbiamo riflettere noi cittadini, se devono essere i politici a risolverci il problema. Secondo me ci vuole una riflessione da parte nostra, ma ci vuole una riflessione da parte vostra, approfitto della presenza di Palmino Palamara per dire anche vostra, perché a questo punto il Paese ha bisogno di qualcosa. Cioè, noi come riformisti, visto che Pinuccio mi ha citato, stiamo pensando di costituire un laboratorio di idee, di progetti, perché come dicevano chi ha parlato prima, tutto adesso si sviluppa sulla progettualità e sui progetti. Bova Marina è un paese fermo, però per avere finanziamenti ci vogliono progetti. Qua noi oggi abbiamo la fortuna o il piacere di avere un futuro sindaco o un futuro, di non sbagliare, presidente della Regione Calabria. C'è una presenza importante e mi auguro che sia Pino Tritano, sia la lista che cui Palmiro stasera rappresenta, che questo incontro è importantissimo. Cioè, questo è un incontro che stasera non meritava che la gente andasse in altri posti senza fare nome e cognome. Dovevano venire qua. Queste argomentazioni, meno male che l'amico Silvio adesso registrerà tutto e qualcuno se lo andrà a vedere, anziché andare a cliccare a vedere altre, non dico brutte parole se non vuoi, andare a vedere altri sceneggiati, magari i cittadini di Bova si vedono questo filmato. Cioè, questo è il futuro nostro, mio e dei miei figli e dei vostri figli. Non andare a sentire le barzellette o le diffamazioni gratuite in altri posti. Quindi preoccupiamoci stasera della pochezza della presenza delle persone qua. A parte l'aspetto, dice, ma c'è la lista di tizio, c'è queste qua. Qua c'è un argomento sul futuro del nostro paese, dove noi, non dico loro, noi stasera l'abbiamo sottovalutato. Quindi io chiedo, volevo dire altre cose, avevo un progetto o un'idea, però ormai siamo tardi, ma mi auguro, indipendentemente, visto che siete presenti qua tutti e due, chi salirà al comune, che questo incontro sia con loro e sia con altre forze, si facciano questi incontri, perché tutto, se vogliamo avere quei finanziamenti, tutto si gioca sulla capacità di chi andrà al comune di stare al computer e leggere quei bandi, a chi andrà a sviluppare questi bandi, a chi seguirà questi progetti, o perlomeno io avevo avuto un'idea, cioè anziché scegliere il metodo Renzi delle slide, perché qualcuno ha avuto il metodo Renzi da sviluppare, quella lavagna è un metodo per dire, signori, costruiamo il progetto per Bova Marina in forma elementare su 3 cose, lavoro, turismo, e purtroppo se non abbiamo un depuratore a Bova, queste cose non le possiamo fare. Quindi non mi dilungo perché ormai è troppo tardi, si deve chiudere la serata, ma chiedo un impegno a Pino Tritano e a Palmiro Palamara che questo incontro si deve fare. Qua costruiamo il futuro nostro, in altri posti non si costituisce il futuro, si fanno chiacchiere. Grazie Enzo Napoli per il suo intervento, ma contrariamente a quanto ne pensa il mio segretario, voglio dare la parola all'amico Palmiro Palamara, candidato
della lista numero 2. Buonasera a tutti e al tavolo della Presidenza. Io non volevo intervenire perché alla fine credo che siamo tutti d'accordo su quello che ha detto il dottore Politano, il dottore Nacri, il dottore Falcomatà e il dottore Basile, che dobbiamo essere tutti uniti a cercare di poter iniziare a riprendere questo paese, perché il dottore Basile si ricordava dei tempi belli di Bova Marina, il dottore Falcomatà diceva alcuni, come dire, progetti a livello più grande di quello che noi pensiamo a livello locale, e il dottore Nacri ci ha fatto capire che dobbiamo essere uniti a portare avanti questa progettualità e questa idea di poter riprendere il paese. Io sono intervenuto per vari motivi, perché hanno detto un paio di volte il mio nome, non voglio essere polemico col segretario, ma parrebbe che la colpa forse è dall'altra parte. Il dottore Politano sa il rapporto amicizia che abbiamo, e abbiamo tentato per vari mesi, perché le idee alla fine o i programmi che alcuni dicono che abbiamo rubato, i programmi sono tutti gli stessi, per il bene del paese, per vedere se il paese può riprendersi da questo stato che purtroppo, come hanno detto prima che mi hanno preceduto, sarà il problema, che ne so, italiano, che abbiamo una crisi economica, sarà un problema di valori sociali che oramai non ci sono più, sarà un problema di cultura sbagliata, di credere che ognuno di noi è migliore dell'altro. Ognuno ha un suo ruolo che messo assieme può essere utile per tutti. E quindi alla fine il ragionamento che diceva il segretario del PD, sì, non hanno fatto una buona opposizione, però io dico un'altra cosa, se mi permettete, non è che uno che non ha fatto una buona opposizione non può fare una buona maggioranza. Quindi bravo, e questo è un altro discorso che io accetto. Ognuno col suo ruolo può fare qualcosa per il bene del paese. Non mi dilungo più oltre, come diceva Corenzo, che abbiamo tutti grandi progetti per la testa. Speriamo dopo del 25, come già ho detto, tralasciando che il signore Teletano è stato molto più largo, che vuole abbracciare tutti, io dico mettiamoci assieme le persone, scusatemi, che mi elogio, con molto più cultura e elasticità, oppure di peso, e quindi cerchiamo di riprendere il paese di Bova Marina. Vi ringrazio. Non ci sono altri interventi, ci avviamo alla conclusione. Il mio non sarà un intervento, qualcuno vuole parlare? No. Ma solamente una conclusione con un ringraziamento ai nostri amici che hanno partecipato, ma un ringraziamento sentito, perché abbiamo ascoltato tutti la capacità espressiva e la capacità anche di conoscenza dei fattori reali che possono guidare una amministrazione sia comunale sia regionale o anche una associazione di categoria come quella dei Confesercenti. Dalla città, da Falcomatà, abbiamo sentito le possibilità, le grandi possibilità di sviluppo che potremmo avere anche i piccoli comuni con l'istituzione e la realizzazione delle città metropolitane. Dall'intervento di Demetrio Naccari, quelle che sono le possibilità di sviluppo dei comuni, degli enti locali, attraverso ovviamente la regione Calabria, che è il momento di passaggio dei fondi europei, che abbiamo sentito anche dalla sua voce ed anche da Falcomatà, ci saranno miliardi e miliardi di euro
da poter investire. Dobbiamo veramente invertire questo malcostume di non utilizzare questi fondi. E all'espressione che veramente ci ha colpito, a parte le capacità intrinseche e specifiche dell'avvocato Basile sull'associazione che rappresenta, ma ci ha colpito, ci ha commosso anche, lo ringrazio, di quello che ha detto rispetto ai suoi ricordi di ragazzo di questo nostro paese. Ecco, questo è il problema che ci ha mosso, questo è il problema serio. E senza dimenticare ovviamente gli interventi e l'appello specialmente dell'amico Guglielmo Branca, operatore serio, operatore turistico, operatore commerciale, economico, che ha dato veramente uno sviluppo anche in termini di occupazione al nostro territorio. E l'appello di Guglielmo, mi sento di dire, lo facciamo nostro, e su questo scommetteremo sulla nostra capacità di realizzare alcuni obiettivi che questo paese si aspetta da noi. Lo diceva bene lui, ci aspettiamo da voi, tutti i candidati ovviamente, da chi sarà chiamato a gestire questo paese, ci aspettiamo molto, altrimenti dovremo fare i conti con una realtà molto diversa. Però voglio dire, giustamente, l'appello accorato di Guglielmo Branca sulla questione dei commissariamenti, Demetrio Naccheri, che parlava anche di una possibilità di modificare questa legge, qui è stata sospesa la democrazia. Noi non sappiamo, tu hai parlato forse sul Reggio qualcosa di più, noi a 2 anni e mezzo di distanza, perché da 2 anni ci sono i commissari, 2 mesi, però mettiamo in conto pure i 6 mesi antecedenti della commissione d'accesso. Noi a 2 anni e mezzo di distanza non sappiamo perché è stato sciolto questo comune. Non sono emerse responsabilità, sappiamo solamente vagamente che ci sono indagini della magistratura. E questo è un guaio serio, questo è un dramma per questo paese, perché questa infamia che abbiamo dovuto subire ce la dobbiamo portare appresso senza sapere il perché e il per come. E questo è un grosso problema che speriamo che si possa anche modificare, se avete l'opportunità di intervenire su queste modifiche di questa legge balorda. E per ultimo, anche Enzo Napoli, sì, caro Enzo, è vero quello che hai detto, ma noi non ci preoccupiamo, nel senso che la manifestazione non sia riuscita. È riuscita perché abbiamo voluto portare non il personaggio roboante a Bova Marina per fare il comizio, abbiamo voluto portare persone che sanno qualche cosa, che potranno nel prosieguo di questi anni, se saremo chiamati noi all'amministrazione, se sarà chiamato Demetrio Naccheri alla regione, o Peppe Falcomatà al comune di Reggio Calabria, e con le associazioni di categoria in sintonia, in sinergia anche con gli altri comuni, speriamo di poter realizzare questa progettualità di cui si parlava. E non siamo preoccupati, caro Enzo, ti ringrazio, come ringrazio Palmiro Palamara, perché ci dà l'opportunità di ribadire il senso di civiltà che sta muovendo almeno la lista numero 3 e anche la lista numero 2 rispetto alle diffamazioni continue che noi subiamo giornalmente. Ma questo non ci preoccupa, e non ci preoccupa neanche il fatto, Enzo, che la categoria non ha voluto partecipare, non ha potuto partecipare a questa manifestazione. Penso che abbiano perso loro. Noi siamo riusciti in quello che è il nostro intento, che è stata la linea conduttrice della formazione della nostra lista, quello di offrire un'opportunità al Paese. E anche stasera noi l'abbiamo offerta, sta al Paese coglierla. E questa della partecipazione, che noi abbiamo fatto come bandiera della nostra lista, del nostro bene comune, è una sfida. Noi lo sappiamo che i cittadini, o per sfiducia, o per cattiva volontà, o per qualsiasi altro problema che in questo momento hanno, non partecipano, non hanno voglia di partecipare. Ma questa è la nostra sfida, noi questo vogliamo realizzare, perché noi siamo sicuri, non abbiamo l'arroganza di dire che possiamo risolvere da amministratori tutti i problemi senza i cittadini. Lo sappiamo che i cittadini sono stanchi, e questa è la dimostrazione. Ma la nostra sfida sarà questa, quella proprio, la sfida di stanarli i cittadini, di portarli al tavolo,
della discussione, facendo commissioni, consulte, non lo so, poi vedremo, in collaborazione specialmente con le categorie economiche di questo paese, li dovremo spronare, perché sicuramente tra i doveri di un amministratore comunale c'è anche questo, quello di invogliare i cittadini, di togliere questo velo di distacco che c'è verso la pubblica amministrazione, che è stata aggravata ovviamente da questa gestione commissariale, da questa sciagurata, dicevi bene Guglielmo, amministrazione comunale, che ci ha regalato a Boma Marina lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazione mafiosa e anche il dissesto finanziario. Noi siamo in dissesto finanziario e questo aggrava ancora di più la posizione e aggraverà ancora di più e renderà più ardua la possibilità di poter gestire bene questo comune. Comunque, io vi ringrazio, grazie agli amici che sono intervenuti, grazie agli auguri che ci hanno fatto, speriamo di poterli ricambiare successivamente anche per loro. Ora c'è un piccolo richiesto, se volete partecipare.